dai, qua. Tutti uniti per vincere! Thank you.
agito in modo molto con molta cautela, ma non ci hanno sentito. Abbiamo aspettato, abbiamo fatto le persone serie, responsabili, ma non ci hanno sentito. Ora abbiamo questa situazione, ci sono due classi da 29 e da 30, ma le classi del liceo scientifico non possono occupare più di 22 persone. Dove mettiamo il resto degli studenti? Li mandiamo a casa? No! Andiamo a fermo? No! Allora che vogliamo fare? Li vogliamo la terza sezione! Dobbiamo farci giustizia, perché arrivati a questo punto, soltanto con questo modo forte che possiamo fare sentire, è l'unico modo. Abbiamo aspettato ma non ci hanno sentito. Ora supereremo e faremo manifestazioni finché non avremo una risposta. Una risposta che ci andrà bene. Il liceo di Montecorso è un liceo importante. È un liceo che sta migliorando sempre di più, sta in evoluzione. Che vogliamo fare? Lo vogliamo chiudere? No! Vogliamo andare tutti sti podi a fermo? No! Allora vogliamo rimanere qui, ma nelle condizioni igieniche, sanitarie, giuste per la legge. O ci ridanno la terza sezione o nel giro di 10 giorni li vogliamo una sede nuova. Allora adesso la parola insieme alle Vallette. Allora questa manifestazione qui che sta organizzata, come ha detto Michela, per la terza sezione, perché vogliamo la terza sezione, ma è questa una manifestazione che serve per migliorare il liceo, per renderlo più funzionale. Quando parliamo di funzionalità si intende appunto un liceo nuovo, capace di far studiare in modo adeguato gli studenti. Io ieri sono stato là, per questo che noi prendiamo questa manifestazione. Dalla parte della gente che sta in lotta, le istituzioni locali, gli enti territoriali che meglio comprendono i problemi sono dalla vostra parte. Purtroppo i nostri rappresentanti a livello di Stato non vogliono comprendere quali sono le esigenze delle realtà locali. Quindi questa manifestazione ha proprio questo sapore. Vuole assolutissimamente mettere in risalto come un conto è legiferare per le grandi città dove la soppressione di una classe non creerebbe grossi problemi, un conto invece è legiferare nei piccoli centri dove le difficoltà di spostamento, le stesse difficoltà di ubicazione richiedono una maggiore coscienza civile. Non sarebbe stato necessario questo incontro, queste forme di protesta così eclatanti, se i nostri governanti avessero avuto maggiore lungimiranza. Comunque qualcosa si sta muovendo. Ho avuto notizia ieri sera direttamente dal nostro deputato, il deputato del nostro collegio, onorevole Fabrizio Cesetti, che il Parlamento sta rivedendo tutta la decretazione in merito alla formazione delle classi. Addirittura c'è un disposto che è stato emanato ieri, nel quale dopo la sentenza del TAR del Lazio che imponeva di sentire le autorità locali nella formazione delle classi, sta rivedendo alcuni aspetti che secondo me ci potrebbero favorire e potrebbero favorire l'iniziativa di lotta che stiamo portando avanti. I sindaci, dicevo prima, qualche sindaco manca, in modo particolare c'è l'onorevole Cesetti che ci ha fatto giungere un telegramma che io vorrei leggervi proprio per dimostrare come all'interno del Parlamento ci siano ancora delle persone che si interessano dei nostri problemi. Comitato è indirizzato al Comitato Genitori del Liceo Scientifico di Montegiorgio. Rilevanti impegni parlamentari mi impediscono di partecipare alla manifestazione indetta per il giorno 30 settembre, ma sento il dovere
di esprimere tutta la mia solidarietà per vostre giuste rivendicazioni. Riconfermo il giudizio totalmente negativo del provvedimento di soppressione ed assicuro in qualità di deputato e di sindaco di Massafermana mio impegno per ulteriori iniziative a salvaguardia dei diritti delle nostre popolazioni. È ovvio che un diritto allo studio è un diritto che vale per tutti, non soltanto in alcune zone. Noi sappiamo che questo liceo, diciamo, è un polmone culturale all'interno del nostro comprensorio. Lo vogliamo tenere aperto, lo vogliamo arricchire ancora di più. Ecco quindi la presenza dei sindaci qui, che vogliono proprio riaffermare l'importanza della scuola. Purtroppo voi sapete, se leggete i giornali, dai mass media, sapete che lo Stato, quando deve tagliare qualche lira, lo fa puntando sempre alla sanità e alla scuola, che sono due dei servizi essenziali della collettività. E questo qui è vergognoso in uno Stato moderno, è veramente vergognoso che si punti a risparmiare in questi due settori, quando poi, come sappiamo, sapete, no, quello che sta succedendo in Italia, ormai la piaga è diventata talmente grande che non si può fare a meno, vero, di sentirne la puzza. Qui molti di coloro che ci governano e che ci hanno governato sono ormai dei ladri confessi. Si parla qui di centinaia di miliardi rubati, senza pensare poi, che posso dire, all'aumento indiscriminato dei farmaci che ha portato ad una spesa eccessiva, però ci vogliono far pagare per le loro nefandezze. Beh, questo è veramente grave, che offende, come dicevo prima, uno Stato moderno. Non voglio tediarvi con discorsi in politichese, io voglio semplicemente riaffermare che vicino a voi ci sono i rappresentanti delle vostre comunità cittadine e che appoggiano in pieno la vostra giusta rivendicazione di diritti. Grazie. Che fino all'intervento dei sindaci, adesso noi... Ritorna nella fogna! Ritorna nella fogna! Ritorna nella fogna!
Lo striscione in avanti, anche per far vedere.